Dall'Europa all'Italia, studi sul Piemonte in età moderna di Enrico Stumpo. È il titolo del volume di Paola Bianchi, presentato a Palazzo Lascaris, che raccoglie una serie di saggi sulla storia del Piemonte nei primi secoli dell'età moderna. Il Consiglio regionale ha così promosso la riedizione aggiornata e critica del Corpus di Studi di Stumpo, autore di manuali per le scuole superiori e specialista di storia economica e finanziaria in età moderna, che occupa un posto di rilievo fra gli storici degli stati sabaudi. È una raccolta di saggi che Enrico Stumpo aveva già pubblicato a partire dagli anni Ottanta, che è stato integrato da un saggio inedito e che praticamente ricostruisce in un'epoca centrale, in particolare il XVII secolo, il ruolo degli stati sabaudi in un contesto che è appunto sospeso tra l'Italia e l'Europa. Enrico Stumpo si poneva da una prospettiva storica che anticipava molti discorsi che sono stati ripresi nella storiografia attuale. Certi studi che vengono compiuti oggi sul 600 erano nettamente anticipati da Enrico Stumpo, che ad esempio ricostruiva tutta una dimensione di riformismo politico nel corso del 600 e nella storia sabauda, che è stato poi ripreso in anni successivi.